questo nuovo video della Multipixelmon. Sono veramente felice che questa serie vi stia piacendo tantissimo. Quindi, grazie per il mi piace che hai appena lasciato. E mi raccomando, scrivi qua sotto nei commenti se secondo voi devo lasciar Loco prendere un Pokémon in più rispetto a quello normale e a quello shiny che ha. Ma partiamo così, ragazzi. Direttamente dal vostro caro Bondemark che arriva dalla caverna, perché è un regalo per i miei amici. Guardate questo oro che ho preso per loro, perché in questo video andiamo a craftare per la prima volta le Ultra Ball. Io ho detto ai miei amici che sei arrivato da loro con una sorpresa e che loro avrebbero dovuto preparare degli alberi di chicocche sia gialle che nere, quindi credo che loro abbiano più o meno capito cosa li attenderà. Facciamo così, mi smuto direttamente. Amici, ci siete? Oh, fratello. Certo, io e Magikarp. Ho un regalo per voi. Nico, mi regali questo Magikarp? Io sono appena trovato la giungla, Oh. Sapete che la giungla non l'abbiamo mai esplorata, signora Madamarci? Potremmo andare in questo episodio a esplorarla. Aspetta. Perché secondo me ha dei Pokémon interessanti. Dimmi, Buddy. Aspetta, tieni, guarda. Ti regalo un po' di cose che stavo facendo qua. Ok, Buddy, allora, bravo. Tu, visto che non c'è Loco, devi fare il farmer. Vedo delle ghicocche interessanti. In realtà era Nico che doveva farlo. Però ragazzi, visto che è stufo qua. Venite qua tutti. Guardate cosa, cosa in mano. C'hai? Ho in mano il Gold Row. Oh, bello. Oggi bello. Andiamo a craftare le Ultra Ball per tutti. Oh, finalmente. Quindi, porca miseria. Metti se a cuocere. Avete il Koal. Dove diamine sono le formacce? Qua, tieni. Qua, ce l'hai qua la forza. Vai, l'avevo messa qui. Smezziamo un attimino tutto quanto per bene. Allora, qua dividiamo questo, perché con il gold al centro e le ghicocche gialle che ha craftato Buddy, che ha preso Buddy, e anche sono le ghicocche scure che di non so, le pianta. Dove sono le ghicocche scure? Te lo date? Ragazzi? Chi se le rubate? Tieni, ti regalo anche i semi dell'albero. Non ho rubato niente. Sei sicuro? Io ne ho solo tre. Buddy avrà droppato 300.000. Cosa che hai bisogno? Ghicocche scure. Senti. Ah, sì, ce l'ho anch'io. Ce l'ho anch'io. Bravi, bravi, bravi amici. Perché, guardate qua cosa faccio, prendo anche semplicemente questi lingotti, vado a mettere al centro i lingottini, questi qua vanno sotto e questi qua gialli vanno sopra, e in realtà il crafting è al contrario, molto bene. Dai, che dire, bravo Marco. Ho craftato 8 Ultra Ball, amici, qualcuno le vuole vedere per primo? Io! Amici? Io, me ne dai una! Bam! Eccone una! No, Nico! Vabbè, Nico, posso vederla bene, per favore? Non me ne frega niente. Tieni, adesso... signor Buddy. Cosa? Io adesso me ne vado nella giungla. No, ciao. Marci, no, ma io dico, ma è normale. A me sembra comunque esagerato. A me non ragazza, pare normale, comunque, amici. Allora, facciamo una roba. Dato che Marci se ne va nella giungla, io comunque ce l'avevo già le Ultra Ball. Come ce l'avevi già? No, non è vero. Ah, ok, infatti. facciamo il crafting un po' per tutti, va bene? Così vai, ci dividiamo per gli oggetti. Ho ben 29 Ultra Ball in questo momento. Tanto Loco non può catturare Pokémon, giusto? Quindi siamo super tranquilli. Direi che possono bastare. Siamo in 4. A me basta anche una. Notte per basta. Catturare i Pokémon. Beh, esatto, ci manca le... Avete le ghicocche gialle, oddio, amici? Certo. Oddio! Me le droppate prima che quell'altro... Oddio, c'è un Crobat! Va bene, io ce l'ho nel già... Nel 50! Sì, io lo catturo con la Ultra, vabbè. Provo. No, Marci, non sprecare così una Ultra Ball, attendici, dannazione. Marci, fai il comando per portarci da noi che ci dividiamo queste l'ho Ultra preso, Ball. L'ho preso, porca miseria, l'ho preso. Niente, come non mi devo tipare da voi o da... No, l'abbiamo già fatto. Allora, amici, io 53 Ultra Ball, quindi con molta calma. Io, grazie. Dividiamole perché avremo... Guarda che quelli le vogliono. Con calma, una alla volta. Lui vuole rubare, guardalo. In fila, in fila. E prima io. Ok, ok. Marci, 13. Vai via, fuori. Fuori dalle scatole. Poi abbiamo Nico, vada. Sono i ladri qui, attento. E dai, che al ping più basso me la rubate. Posso avermi un paio? Mi piace. A posto, io l'ho preso. Perfetto. Allora, Marci, quindi tu hai appena catturato un Crobat al 50. 47. Non male, non male, non male. Quindi qua nella giungla potrebbero potenzialmente spawnare dei Pokémon interessanti, mi stai dicendo. Interesting Pokémon. Prendiamo sì, un po' di bambù che ce lo portiamo via. Mi va di fare una cosa, ragazzi. Dimmi, campione, sì. Dividiamoci un po', vediamo di trovare qualche allora, Pokémon che magari Nico. Di sera. Nico, okay. Sai? Io vado da solo. Sai perché, Nico? Perché questo qua c'è, Nico, c'è un bioma. C'è, Buddy, c'è un Galvantula. Ok, facciamo così. Infatti, guarda. Io, facciamo una roba, ragazzi. Facciamo una roba ordinata. Io, Nico, ci muoviamo. Anzi, muovatevi voi. Almeno ci dividiamo per bene e facciamo una roba bella organizzata. Che ne pensate? Ok. Bravo, Nico, hai catturato un Bellsprout. Bravo, bravo, bravo. Ok, allora, esploriamo un attimino questa zona, perché un po' di bambù per Steph lo voglio raccogliere, perché ci tengo veramente tanto, Nico. Quindi prendiamo un po' di bambù, anche se non è un Pokémon. E... che bello! Vieni, Nico! Ah, eccoti! Psyduck, che bello che c'ha le manine sulla ma testa! Ma ce l'ha già Buddy, no? Ok, è fighissimo. Io lo voglio, non mi interessa. Io lo pretendo. Non so se Buddy ce l'aveva per davvero. Ce l'ha davvero? Mi sa di sì, vabbè. Non si ricordo di averlo tanto. Ok, no, è uscito. No, non prendermi danno, Psyduck! Perché sei così poco intelligente come Pokémon, Psyduck? Ma sta nuotando? Stava nuotando? No, stava prendendo danno. Credo che stesse soffocando, in realtà. Ti prego. Io non ho tutte queste Ultra. Preso! Preso Psyduck. Ottimo, ottimo, ottimo. Ma c'è... Guarda cosa? Qui cosa c'è?
c'è un Biduf, credo si chiami. Bello Biduf! Comunque, guarda che carino! Posso fare una critica ai creatori di questa mod, che è bellissima? Hanno messo Pokémon di tante generazioni, però non ne hanno completata una. Cioè, ci sono un sacco di mancanze, che è un po' un peccato. Vabbè, però perché è in beta ancora, dai. Diciamo che, ragazzi, piano piano metteranno tanti aggiornamenti con tanti altri Pokémon, quindi questa è una cosa molto interessante. Hai preso? Sì. Bravo, Nico! Allora, essendo questo quello comunque si cattura? No, pensavo fosse un Eevee Shiny. È uguale proprio. Ah, da lontano era bianco. Ti ricordi che Marci l'ha trovato? Vuoi anche tu un Criceto per caso? No, Nico. Non è un Criceto, è una nucchia. Sai che secondo me tipo è una marmotta. Ecco. Ah, una marmotta, è una marmotta. Sì, un castoro. Vai, però io sto sprecando un sacco di Ultra Ball. Voglio tenerle con me in questo momento. Io le Great Ball. Tieni. Preso! Ho preso. Grazie per le Great Ball, un ottimo regalo, signor. Io voglio ringraziare la signora di sopra, signor Nico. Che sì, sta che ha bussato. Casino incredibile, ringraziamola. Va bene, proseguiamo, andiamo da questo lato. Tipo ci serve? Oh, cosa? È mo vicino a chi? Nico, amici. Un bespro. È spawnato Mew. Nico, io sono senza parole. Ma come lo troviamo? Dov'è che sono? Sopra o sotto? Come lo troviamo? È anche il Pokémon preferito di Marci leggendario. Quanto sono lontani gli altri? Aspetta, non li vedo nella mappa. Allora, sono un bel po' lontani. Anche a me, in realtà. Anche a te diceva che era più o meno 100 sì. blocchi. Ok. Mo chi ha preso, però? Ragazzi, siamo tornati. Oh. Allora, raga, 100 su 100 lo voglio prendere. È il mio Pokémon preferito. Allora, rubo le marche. No, scusami. Non è che perché la tua serie puoi prenderti Mew, Allora, qua, ok che è il tuo leggendario preferito. Però. Io ancora niente. Ma dove siete, ragazzi? Siamo nella giungla, trovando, io sono in mezzo ai bambù, ti dico solo questo. Io. L'avete trovato? No. Sto raccogliendo il bambù, è più importante di Mew. Capire un attimo dove si trova, ragazzi, perché io qua vedo un Joltik. Occhio, ragazzi, che c'è scritto Jungle, ok? Jungle Biome. Dove c'è il bambù è bambù jungle. Esatto. È vero. Quindi occhio. Io provo. No, qua c'è un panda. Proviamo a salire sopra gli alberi, no? Dici? Io non lo vedo, raga, Occhio che dovrebbe comunque despawnare dopo un po', raga. Quindi state no, muoviti, cioè io Buddy, Bro, sto prendendo il mio Bespra. Sto cercando il meglio possibile. Cosa? Trovato. C'era un Primeape davanti a me, cavolo, non avevo mai visto, è bellissimo. Ragazzi, dov'è? Velocissimi. Dove sono sei? Guardate, 993 2490. Quindi sei andato verso sud. Di qua. È verso sud. Andiamo. Rotolando verso sud. Vogliamo da Sior ma da Marci. Com'è? Bello? Che non lo so come è fatto. È grosso? Tappi che un try me lo devi far fare. Allora, un try. Ti faccio fare un try, va bene. Però fuori dalla battaglia, perché voglio farci una. Fuori. Battaglia okay. lo fai tu la battaglia. Arrivo. Se lo prende. E se lo prende, ragazzi, è fortunato lui. È il suo Pokémon preferito, giusto? Ma che bello, raga, è bellissimo. Ah, era proprio dalla parte opposta. Oddio, siamo un maiale più che un Pokémon. Ma come? Ma da Marci, ma mi scusi, ma lei, ma le pare normale? Mamma mia, che spettacolo. Siamo quasi lì, vedo di magica. Non... non credo che comunque. Ah, ma è piccolino! Eccomi, buongiorno. Oh! Sì, in effetti assomiglia un po' a un maiale. Vai, mandamarci, fai il tuo try. Vabbè, a sto punto non entrerà, non entrerà mai, ragazzi. Uno, con leggendario. Due, tre. È uscito. Mamma mia, Nico. Vabbè, un try a testa ci sta. Davvero, non ci pensavo, non ci credevo. Vai, un try a testa ci sta. Guarda, è una cattura, poi non te lo do. Vai, eccomi, buongiorno. Un giro, due giri, tre giri. L'ultimo try. Dai, facciamo un altro giro, poi faccio la battaglia. Buddy c'è Bessprout. Io sto catturando un Primeape, scusate. Prendiamo. No, l'ultimo, Nico. Non ci credo. Vai, Nico. Aspetta, la sto guardando c'è bene. C'è un Onix. Guardalo con molta cattiveria. L'ha preso! Oddio! Mi serve un PC! L'ha preso! Oddio! È un po' un overreact, Però! Sì, esatto. Nico! Aspetta, arrivo subito. Nico, hai catturato il tuo primo Pokémon leggendario! No, vabbè, mi trema la manina. Arrivo. Allora, calma. La manina che cedere. Buddy, quella Onix lì era quella che intanto Marci provava a prendere quando Nico ha catturato. Adesso il lo piglio suo io. Dai, mi sento in colpa, era per te. No, beh, Nico, facciamo così. Beh, quando c'è la macchina trovato... di scambio ce lo ridai. Esatto. Però, credo. Vai, sfrutta il PC. Sono curioso di vederlo perché sono proprio felice. Ma è una battaglia a sto punto. Ma è al 50, mi disintegra. Provaci, ho preso Onix. Vediamo.
No. Io ragazzi, vabbè, un voto su 4 per bonnare Nico. No, ma che mosse ha? Cioè, non c'è Io posso combattere con te. Non so tradurre. Forza antica, Life Dew, Nasty Plot e Baston Pass. Io combatti con me. Allora, guarda. Voi se volete fare veramente una battaglia. Cioè, ma se tu vuoi fare veramente una battaglia. Ah, perché tu hai catturato anche un Pokémon al 46, avevi detto. Okay. Oh! Ma perché c'è Rabut? No, ho sbagliato. Rabut contro Marshtomp. Ma mi asfalta. Già. Cavoli tuoi, Nico. Già. Peccato che non posso vedere la battaglia. Cioè, la vedo, ma più o meno. Cerco di percepirla. Ma facciamo con il Mew, dai, il Mew. Metti Mew. Ora lo metto. Attenzione, vediamo. Intanto il Mew mi asfalta mezza squadra, quindi il Cini. Mew contro Marshtomp. Okay, io ho tanto uno. Secondo ma io non ti ho fatto danno. Perché io secondo me il tuo Mew non ha mosse, oltre che a forza antica. Ma no, ce ne ha un po', però... Ma cosa sta succedendo? Non sto comprendendo, amici. C'è qualche difficoltà? Non lo difficoltà. So, neanche io, sono confuso. Vabbè, è Riolu. Te ne è andato. Diciamo che il Marshtomp di Marci, ragazzi, sta incutendo timore a tutti mostro. Quanti. È un mostro incredibile. stai vincendo tutto quanto te, Marci? Sì, diciamo che sto tirando giù anche il Magikarp adesso. Vabbè, lui non c'ha mosse, c'ha solo Splash. Il signor Magikarp diventerà potente solo quando diventerà un Gyarados. Oh, è tornato Mew. Bene, è tornato il Mew da Buddy. Cioè, si vede che proprio Mew vuole Buddy, comunque. Ti ho fatto danno. Ma io non mi fa danno nulla. Con calma. Tu hai forza antica, giusto? Sì, ma basta cambiare Pokémon. Io, ragazzi, sono veramente confuso perché Nico continua a cambiare Pokémon. Buddy ti ha fuori il suo Galvantula. Ok, ragazzi, facciamo una cosa. Vai. Ok, devo cambiare ho messo Crobat. Ciao. Ma che bello che è questo Crobat. È veramente sì, beh, oddio. Metti Mew, ha una bocca un po' strana. Tieni, questa antica di nuovo. Mi piace. Vediamo Crobat adesso me lo tiri giù nel chill. Ma è livello 47 il tuo mannaggina, eh? Sei livellato il tuo Crobat, fatto danno. Marci, però non ha fatto danno, probabilmente. È morto. E cosa non ho più poche. Ah no, sì, ce li ho. Ok. Guarda cosa ho preso, Marco. Ma io ho finito le mosse che fanno danno. L'avevo visto prima questo bellissimo Prime. Guarda che bello. Distrutto. Vabbè, ragazzi, è come stanno questa battaglia? Tutto a posto. Devo essere sincero, che poteva andare meglio, insomma. Ha vinto Nico, Ma questo qua si recupera, no, non vale a recuperare vita, Nico. Ma non ho più mosse che fanno danno. Ma vai a quel paese. No, metto lui. C'è il bodyguard. Vabbè, adesso il bodyguard, ragazzi. Io faccio run. Io me ne vado, ciao. Va bene, Marci, tu fai run, quindi abbandoni direttamente in questo modo la battaglia. Nico è stato molto fortunato, ragazzi. Questa cosa qua è devastante. Anch'io, guarda. A questo punto trovato. Direi, Nico, droppami tutte le tue ultra ball perché non ti serviranno più. C'è un problema perché sono in fight con quell'altro. Dovete che allontanarvi scappa. L'uno. Oppure uccidere Nico con bene, i comandi. Giusto così. Guarda. Però, il mio Victra. Dicevo, signor Nico, lei mi deve droppare tutte le ultra ball come penitenza del fatto che lei ha catturato tutti i leggendari. Mi spiace. Non ci possiamo fare nulla. Sono così a vedere la reazione di Loco quando tornerà. Dirà che sì, veramente. Nico c'ha un leggendario, invece Loco neanche un Pokémon. Noi, ragazzi, ci fermiamo qua. Ci salutiamo. Ci vediamo in un prossimo video. Alla Lega Pokémon! Ciao!